Io sono Simon Kostner e in questa ora buona che passeremo insieme io vi parlerò un po' della mia terra e della mia gente, finché io non vi parlerò stasera di come lo si può sentire in una conferenza o che ne so, a scuola o all'università. No, io vi racconto un po' di cose su questi luoghi come pretesto per raccontarvi un po' i fatti miei. Adesso lasciamo da parte gli stimoli visivi e concentriamoci su quelli acustici. Cioè, cos'è che dà più nell'orecchio quando si viene qua? Le moto. Bella questa cosa spontanea. Oh, è passato mezzo secondo ed è arrivato. Ok, va bene. Poi? L'acqua. La musica. La musica dell'acqua. La musicalità dell'acqua. Sì. Sì, bene, dai, il contrasto ci voleva adesso. Però ho sentito un'altra cosa, la lingua. La lingua è ladina. La lingua? Ladina, il latino. Il latino volgare. No. Grazie, glielo spiega, posso spiegarlo io? Il latino volgare, il dialetto latino. Glielo spiego io, signor. Ok, allora, altra cosa che mio papà usava fare quando andavamo in montagna era quando arrivavamo in un rifugio, lui si ordinava una grappa e una birra alta quasi quanto me. Ora, perdonatemi se questa abitudine non l'ho ereditata, cioè la grappa mi piace anche la bere, ma la birra sono un tirolese anomalo, atipico, ma la birra non mi piace, perdonatemi questa mancanza. Almeno per me è così, a me basta mettere il piede fuori dalla valle per uno o due giorni, anche solo per andare in vacanza, e qui mia moglie si agiterebbe se fosse qui. Come non vuoi più venire in vacanza con me? Poi vi parlo anche di mia moglie, se mi parlo del fatto. Mi basta anche pochi giorni e mi prende quel sentimento inconfondibile, qualcuno dice anche terribile, che si chiama nostalgia. E la prima volta in cui io ho fatto amicizia con la nostalgia è stato quando, non ancora tredicenne, sono andato a Bolzano in collegio. A parte il fatto che mi sono lì reso conto, sono rimasto proprio scioccato dal fatto che al mondo esistono dei posti, pensate, in cui se uno tiene la sua bici deve chiuderla con un coso che non so neanche che, come si chiama, aspettate. Ah, ecco, se uno tiene, cioè, che ci sia gente cattiva al mondo, io proprio, no, non me lo immaginavo quando sono andato via di qua, siamo. Quando io vado in Puglia da mia suocera mi dà sempre da mangiare tante cose buone, a incominciare dalle ricchitelle, le orecchiette, non con le ciume de rap, come... No, a me piacciono con il pomodoro fresco, la rucchetta e la ricotta toast. La ricotta dura. Poi c'è la mozzarella di bufala, il pane. Poi qua ognuno potrebbe... Questo è un esempio in miniatura di una di quelle magnifiche pagnotte di pane montanaro da 2 kg, qua avremo magari mezzo chilo. Però si è messa d'impegno mia moglie, me l'ha fatta lei qui. Sì,